Ciao a tutti e benvenuti a casa di Anna Felice, luogo in cui regna la praticità. Iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella delle notifiche. Oggi, insieme al mio amico Adriano, Ciao a tutti, puliremo dei vestiti dei bimbi. Ma prima, sigla! Come puliremo i vestitini? Soltanto con acqua e qualche goccia di detersivo dei piatti. Questa pulizia la faremo fare ad Adriano. Bellissima, perché io so che tu hai scelto me, perché sono uno molto sbrodolone proprio di diciamo, si sa, no? Che mangio, e quindi sono quello, l'esempio perfetto per pulire tutto quello che... Sono pronto. È pronto. Alla grande. Io, Adriano, ovviamente è un mio amico che lo conosco e lui si è già presentato. Sì, Adriano, sì, bravissimo, perfetto sì, nel voglio. Suo lavoro, però è un gran pasticcione. Mm. In comune abbiamo i bimbi, infatti io ho messo qui dei vestitini dei bimbi, ma non soltanto si sporcano i bimbi, giusto Adriano? No, ci sporchiamo anche noi. La mia è proprio da mettere a mollo, proprio un po' tutto il giorno sarebbe fare così, però mi interessa anche a me, cioè... Infatti adesso vedremo come smacchiare facilmente i vestiti, ma soprattutto in economia, perché tu sai, Adriano, che lo segui il mio canale, un corso di economia domestica, dobbiamo fare le cose rapidi ma in maniera economica, quindi non utilizzeremo trattamenti particolari, okay. Facili, cose facili. Quindi cosa abbiamo qua? Pantaloni macchiati di sugo e olio, non so se si vede, ci sono tantissime macchiette d'olio e qui dei calzini che hanno fatto la lotta su tutto. Quindi come li puliremo? Come li puliremo? In maniera molto semplice, ci serve acqua, abbiamo detto, detersivo dei piatti. La prima cosa da fare è mettere qualche goccina di detersivo dei piatti direttamente sulle macchie. Ok, vado. Goccina. Sì. Basta così. Sì. Quindi laviamo queste cose con il detersivo dei piatti. Ma lo sai perché il detersivo dei piatti? Una cosa che magari sembra particolare, se tu ci pensi, quando noi cuciniamo, come li laviamo dopo lo stoviglie? Con il detersivo dei piatti. Con il detersivo dei piatti. Questi vestiti sono sporchi di cibo, quindi è qui la genialata. Perché il detersivo dei piatti ha un elevato potere smacchiante e quindi utilizzato sui vestiti sicuramente renderà tutto molto più semplice. Quindi le nostre mamme, che sono quelle che poi tu... Cioè, riescono a pulire sempre le mamme perfette, no? Noi no, fanno così. Credo proprio di sì, infatti questo è un metodo che io ho ereditato dalla mia mamma. Vabbè, ti do ora litri di detersivo per i piatti. Ok. Cosa facciamo? Vai. Come faremo? Quindi prendiamo il nostro capo, facciamo un calzino ciascuno. Quindi, bacinella al centro, lo inumidiamo leggermente, un po' di olio di gomito e strofiniamo. Io proprio ti seguo a ruota, perché io sono un disastro a fare sta... Sì, Adriano è quello che riesce a sporcarsi anche quando dici, ma come hai fatto? No, è impossibile. Come è finita quella parte di sugo, di spaghetti, magari i tempi quando andavamo anche fuori al ristorante? Riesco a sporcarmi in posti che non esistono nel corpo umano. Esatto. Ok. Basta, praticamente, se vedi, non c'è più niente. Qui c'era di tutto, è finito. Quindi lasciamo in ammollo. Andiamo con i pantaloni. Ovviamente il detersivo dei piatti... Fai tu anche i pantaloni. Il detersivo dei piatti consigliatissimo per macchie grassose. Quindi come ma deve essere il detersivo quello buono o quello tarocco? Del Taiwan? No. Meglio, comunque, meglio è, giusto? Okay. Diciamo che questo è un buon detersivo dei piatti, quindi sicuramente un buon detersivo dei piatti, però è veramente un prodotto che abbiamo in casa, quindi non c'è necessario di smacchiatori particolari per ogni tanto lo umidisco. Basta, inumidisci ed è finito, praticamente quando abbiamo impiegato un secondo si tolgono soprattutto le macchie di olio. Ma devo dire a mia mamma se faceva così? Chiedilo e magari mi fai sapere. Okay. La cosa pazzesca è che si tolgono le macchie d'olio, che sono anche quelle un po' più complicate da fare. Quindi ti è piaciuto questo metodo che ti ho fatto così? Già fatto, caro Adriano. Quindi tutto in lavatrice oppure risciacquiamo, assegniamo il gioco è fatto. Hai visto? Ma cos'è? Ti ho stupito? No, perché ognuno pensa, cioè, il detersivo, la candeggina, la cocca. Trattamenti particolari. Poi devono essiccare, invece tutto così.
le cose a volte veramente più semplici, un po' forse anche come dicevi tu, i metodi, i rimedi delle mamme o delle nonne sono anche quelli più semplici. Siccome rimango qua a cena, quindi stasera mi copo Nelson. No, stasera invece lo sai che facciamo? Vediamo se riusciamo a non farti sporcare. No, è impossibile, no, è impossibile. È impossibile. Bacinella sotto il tavolo ogni momento. È impossibile. No, è bellissimo. Sì. Ma Adriano, allora ti dirò che un po' mi hai stupito. Ok, dalla tua, non lo so, celerità nel apprendere, nell'apprendimento, se pur facile, comunque, con le mie indicazioni, ok? Ma sei stato bravo. No, ma poi è bello, secondo me è bello, cioè, sentire anche magari dalle proposte di quelli da casa che commentano che video vorrebbero, no? Esatto. E magari c'è quello che ti chiederà come si produce il detersivo con mano. Esatto. Come si smacchia, non so, la caldaia, la cappa della cucina, cioè, mi piace questa cosa, va bene? Sono contento. Guarda, possiamo fare che ascoltiamo qualche commento e poi così la prossima volta ne facciamo un altro con quello che ci hanno suggerito. Volentieri, ma quindi vuol dire torno. Bene, perfetto, quindi. È una bravissima cuoca, quindi quando so che c'è la cucina di Anna Felice aperta, ci fermiamo a cena e con la scusa. Esatto, okay. Collaboriamo a preparare qualche video tutorial insieme. Sigla! Molto... Ah no, com'è? No, non c'è la sigla. No, molto volentieri, quindi a questo punto cosa ci rimane da dire se non ordine e pulizia? Sì? Tempo libero sempre. Ciao a tutti da Anna e Adriano. Ciao! Da casa di Anna Felice.